E si riaffacciano i timori di infiltrazioni anche nelle manifestazioni pro-Palestina, timori affrontati dal Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza, chiesto dalla ministra dell'Università Bernini, presieduto dal ministro Piantedosi, Stefano Corradino. Un incontro costruttivo, questo è il commento a conclusione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per discutere tra l'altro della situazione negli Atenei e delle proteste degli studenti in relazione al conflitto in Medio Oriente. L'incontro era stato sollecitato dalla Ministra dell'Università Bernini, che ha evidenziato come ogni manifestazione sia legittima, purché non sfoci in violenza o prevaricazione. Il Viminale, in una nota, sottolinea che una particolare attenzione è rivolta a impedire che soggetti estranei al mondo universitario possano infiltrarsi nelle manifestazioni al solo scopo di strumentalizzare il dissenso, alimentando forme di violenza che sono incompatibili con la libertà di pensiero. Presente all'incontro anche il vicepresidente della conferenza dei rettori, Francesco Bonini, che ha parlato di una situazione in evoluzione negli Atenei. Nelle settimane precedenti, in varie città italiane, tra cui Pisa, Firenze, Milano, Napoli e Roma, ci sono state numerose manifestazioni pro-Palestina e in alcuni casi tensioni con la polizia che ha caricato gli studenti durante le proteste. E quello dei prossimi giorni potrebbe essere un fronte altrettanto caldo di presidi e contestazioni.